Finalmente la verità su quello che è successo con la Dancing Serbian Lady appena staccata l'ultima live. Ti ho voluto bene, ragazzi. Allora, calmo. È nel corridoio! È nel corridoio! Raga! 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 Fermi! Fermi tutti! Raga! Ti ho voluto bene, raga! Ti ho voluto bene! È qua! È qua! Tutta l'elettricità di casa si è completamente spenta. Non mi è ancora ben chiaro se la Dancing Serbian Lady sia entrata da sola o con tutte quante le altre persone che erano presenti in un vecchio video. Che caspita sta succedendo qua? Oddio! Oddio! No! No, no, questa è la fine, questa è la fine. Oddio, 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 oddio. Questo purtroppo non ve lo so dire, ma quello che è successo dopo è stato veramente raccapricciante. Dunque, devo essere sincero, sono stato attaccato leggermente dalla Dancing Serbian Lady, che mi ha tenuto dal collo, ma per fortuna sono riuscito a scappare tramite questa finestra che adesso vi mostro. Come vedete qua c'è tutta quanta la postazione, l'elettricità è saltata e quindi tutto quanto si era praticamente spento. Proprio qua però, alla mia sinistra, c'è questo balcone che, se si apre, dà praticamente a tutta quanta la facciata e tutta quanta la terrazza. Infatti proprio grazie a questo balcone sono riuscito a scappare verso questa parte ed andarmi a rifugiare da totalmente l'altra parte della casa, riuscendo quindi a gridare, cercare aiuto, e nel mentre la Dancing Serbian Lady se n'era completamente andata di casa. Per caso state pensando che sia tutto finito qua? Assolutissimamente no, perché dopo aver ripreso l'elettricità, aver aggiustato casa, aver chiuso completamente a chiave tutte quante le finestre, porte, qualsiasi cosa possibile, il giorno successivo, ragazzi, esce una notizia allucinante, dalla quale io ancora sono letteralmente scioccato. Vi lascio semplicemente alle immagini e alle news trovate su internet. Oh raga, guarda questo pazzo ubriaco che ho trovato qua sulla spiaggia, eh? Sempre chi sta scappato, eh? Dove vieni qua? Da che mondo vieni qua? E chi stava a minare con me? E chi ne è chi? Non hai paura di nulla? Tu non lo sai chi sei tu, eh? Qua ho paura, non c'è, eh? E chi sei ubriaco? Chi è chi? Chi se la va a ammazzare con me? Oh, oh, chi se la va a ammazzare? Ehi, chi se va a ammazzare? Chi sei pazzo? Chi sei un pazzo, chi sei, eh? E che se fa? Che se va a ammazzare con me? Oh, chi sei? Queste clip sono raccapriccianti. Io vorrei dare le mie sentite condoglianze alla famiglia del giovane di 32 anni trovato morto proprio là al mare. Ma non finisce qua, perché qualche altro passante, forse qualcuno tra di voi, qualche famiglia, qualche ragazzo che comunque sia visto questa situazione, ha deciso ovviamente di avvisare il prima possibile le autorità e continuare a filmare per avere delle prove pratiche, appunto, poi da dare, diciamo, a queste autorità. E guardate cosa è successo nella prossima clip. Bene, prima di proseguire e chiamare definitivamente mio padre per, diciamo, continuare con lo scontro, voglio precisare una piccolissima cosa. In questi giorni prego a tutti quanti voi ragazzi più piccoli, sotto i 17, sotto i 18 anni, di fare veramente attenzione di notte quando uscite. Non sto scherzando, ragazzi, al di là del video, fate veramente attenzione, perché c'è gente pazza, c'è gente malata che gira, che vuole cercare risse, che vuole farvi del male. Fidatevi, ragazzi, è un mondo letteralmente raccontato.
raccapricciante. Io, ragazzi, sono ancora più in pericolo perché, come sapete, ho il canale YouTube, realizzo questi tipo di video e naturalmente tutti quante le nuove tendenze personaggi horror che si creano vogliono ovviamente attaccarmi per farmi fuori e per dimostrare, diciamo, a tutta quanta YouTube che anche io sono un ragazzo normale e posso venire ucciso. Questo, ragazzi, spero che vi sia chiaro. Dunque, per affrontare questa Dancing Serbian Lady, per continuare e per distruggere una volta del tutto, ho deciso di chiamare la persona più attesa in tutto quanto il canale YouTube, colui che ha fatto questo. Praticamente, sento mio padre. Papà, papà, mi senti? Ancora là? Oddio, oddio, aspetta, papà, papà, ascolta, papà, stai fermo, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Avvicinati, avvicinati, avvicinati. Ti stai inseguendo? Stai fermo, Jack Lopez. Raga, questo è un pazzo criminale, ragazzi. Vieni qua, fidati, ascoltami, ascoltami. Retreggia, veloce, 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 veloce. Muoviti. Si scappa. Via, raga. Via. Ok. Ma tu hai notato, tu hai visto chi era? L'ho visto. Ma l'hai visto in faccia? Genere, assinante, veramente. Ma cos'è? Vieni qua, perché? È colui che ha fatto anche questo. È arrivato il momento di far scontrare mio padre contro Talking Ben. No, non fare cretina. Deve venire, tu sai qua, fai parare. Ragazzi, questi sono completamente pazzi, raga. È completamente pazzo, raga. Sta andando all'attacco. Allora, io direi di... proviamo a fare qualcosa, raga. Vorrei dare un aiuto. Io vorrei vedere Talking Ben dal vivo. Cioè, vorrei vederlo proprio in faccia, raga. Ok. Oh, lo sto toccando. Vai, avvicinati, vai. Prendi la maschera. Vai, ho preso la maschera di Ben. Ho preso la maschera di Ben, raga. Ce l'abbiamo fatta. L'hai presa. Ma che... Fermo qua. Ragazzi, ecco a voi la maschera di Ben. Ma tu l'hai vista la faccia? No, aspetta. L'hai vista la faccia o no? Non l'ho vista, prego. Ok, allora fermo. Yes. Prima di andare di nuovo all'attacco, vieni con me. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ha fatta. Ha preso la maschera di Talking. Ma sapete che significa, ragazzi? Che in questo momento Talking Ben è scappato. Bene, ragazzi, mio padre mi ha mandato un video messaggio da mostrare a tutti quanti voi. Quindi mi raccomando, se lo volete vedere, like, iscrizione, condivisione. Detto questo, buona visione. Buongiorno, ragazzi, sono io il padre di Hajax. Ho visto che è morta una ragazza al mare, hai capito? Tanto voi non vi preoccupate perché ci penso io. Nei prossimi giorni verrò io con Hajax, andiamo insieme a distruggere questa giavola, hai capito? Quindi non vi preoccupate, ci penso io, hai capito? Ce l'ho tutta una squadra dietro di me, hai capito? Abbiamo tutte le armi necessarie per poter combattere questa giavola, hai capito? Quindi dopo domani verrà mai insieme a combatterli, non vi preoccupate, ci penso io con la squadra.